Appena terminata per la decima giornata del primo livello il big match tra Maracaibo e l'Aiatico, il Maracaibo ha vinto. Siamo con mister Samuele Mancini. Allora mister, prima sconfitta giunta alla decima giornata, una sconfitta che nessuno a 10 minuti del secondo tempo si aspettava, in vantaggio 2-0, poi cos'è successo? È successo che secondo me abbiamo subito molto l'aspetto mentale della partita. Loro hanno messo tutto molto sull'agonismo, noi fino a quel momento avevamo giocato una discreta partita, non al meglio perché comunque ci manca 5-6 titolari spesso. Abbiamo un po' subito, abbiamo fatto 3 anche 4 cavolate difensive e l'abbiamo pagata, giustamente, complimenti al Maracaibo. Comunque questo non intacca, certamente questa sconfitta non intacca il cammino dell'Aiatico. L'Aiatico è apparso comunque, fino a mio avviso, fino al 2-0 più squadra del Maracaibo. Sì, verissimo, infatti non intacca assolutamente niente, anche perché rispetto all'anno scorso abbiamo perso diversi giocatori buoni che hanno smesso per età, per altri motivi. Siamo partiti senza l'ambizione di fare 9 partite così, ci siamo trovati, ce la gustiamo finché dura. Benissimo, ringraziamo mister Mancini, in bocca al lupo, ciao. Siamo con il capitano dell'Aiatico, Pacchi. Allora, cos'è successo? Un Aiatico in vantaggio 2-0, ha sfiorato e clamorosamente sbagliato, possiamo dire, il terzo gol, poi? Credo quella sia stata proprio la svolta della partita. Noi fino a quel momento avevamo tenuto le redini della partita, secondo me, senza rischiare niente. Abbiamo avuto l'opportunità del 3-0, a quel punto invece siamo forse troppo rilassati perché pensavamo proprio ormai di averla portata a porto e a quel punto lì siamo stati presi proprio sul vivo della partita. Siamo forse calati psicologicamente perché di solito non si fa, però penso che l'arbitro non abbia saputo tenere bene la partita perché alcuni episodi di reazione sono stati sanzionati nel modo dovuto, secondo me. Beh, ringraziamo il capitano dell'Aiatico, in bocca al lupo, alla prossima, ciao. Ciao. Allora, con Mariano Magni, vincitore insieme al suo Maracaibo di questo big match. A Mariano vogliamo chiedere cos'è scattato nella testa di voi giocatori per guadagnare 2 punti in rimonta epica, la definirei, di altri tempi. Innanzitutto il gruppo, perché il gruppo è compatto sia quando si vince che quando poi un po' di fortuna. Certo. Ti abbiamo visto comunque molto nervoso, richiamavi sempre i compagni, mi è rimasto impresso dalla me. Oh, si va bene da me, da bocciare. Dicevamo, ti abbiamo visto molto concentrato, molto animato, richiamavi sempre i compagni, dalla a me, ti si sentiva da bordo campo. Ma oggi sono stato buono, sono anche meglio. Ah, ecco, ho capito. Ci si mette tutta, è l'età che comincia, si va con la lingua invece con le gambe. Bene, comunque una vittoria bella, meritata, in fin dei conti, e ora chiaramente non vi potete più nascondere. Ci si mette tutta, grazie. Bene, allora. No, io mai. A me no! Adesso della mia. Si riprova. Siamo con mister Alessio Dell'Agnello del Maracaibo. Allora mister, una vittoria che vi proietta, come dicevamo, con Magni a ridosso dell'Aiatico e che comunque fa sì che non vi potiate più nascondere. Sì, ci porta a fare punti con l'Aiatico, rimane comunque il nostro primo obiettivo. Inizio anno ci siamo detti in un campionato abbiamo fatto 20 punti lo scorso anno e questo è il nostro obiettivo. Da lì ripartiremo, quando segneremo 20 punti vedremo dove siamo. Per ora rimaniamo umili, rimaniamo la squadra dell'anno scorso, che peraltro si è indebolita, abbiamo degli elementi. Quindi il nostro obiettivo è i 20 punti e da lì vedremo. Bene, ma è proprio per il fatto che dicevi ci siamo indeboliti, però la squadra ora
ai vertici della classifica. Cos'è cambiato? Se la squadra è la stessa con alcuni pezzi pregiati in meno? Diciamo che il mio primo obiettivo, la prima cosa che ho detto ai ragazzi quando sono entrato nello spogliatoio, è stato quello di dire: cerchiamo di darci un gioco, cerchiamo prima di tutto di stare in campo, di capire dove siamo quando si muove la palla, e da lì vediamo cosa succede. E da lì un po' di fortuna, magari un po' di merito anche dei ragazzi che si sono sempre impegnati ad ascoltare quello che chiedevo, che cercavo di fare. E per ora ci stiamo riuscendo a stare in campo, piano piano inizieremo anche a giocare la palla in maniera più Beh, perfetto, allora ringraziamo anche mister Dell'Agnello, gli facciamo il tradizionale in bocca al lupo e alla prossima. Ciao. Ciao.